scambi di sopravvivenza nella leucemia mieloide acuta. Ancora passi avanti? C'è uno studio interessante, il registro svedese, da un punto di vista epidemiologico è assolutamente il più importante al mondo, che ci dice che è migliorata la prognosi nei soggetti, diciamo, adulti. Questo verosimilmente per la sempre maggiore applicazione del trapianto allogenico. Riferiva però fino a pochi anni fa che non c'era progresso per i pazienti con LAM con età maggiore di 75 anni. Questo non è più così, quindi ulteriori passi. Ulteriori passi avanti e ulteriori ne attendiamo, nel senso che non siamo ancora arrivati a pensare alla guarigione. Siamo arrivati a identificare una cura, ma la cura non corrisponde ancora alla guarigione. Quindi abbiamo fatto dei passi, ma ce ne aspettano altri che saranno altrettanto importanti. Qual è l'aspetto più gratificante della sua professione? Sarà banale, ma sono sempre loro, i malati. Sono l'aspetto più gratificante e a volte anche l'aspetto meno gratificante, perché perdere un malato rappresenta ancora sinceramente una grande delusione, e purtroppo non riusciamo a guarire tutti i pazienti con leucemia acuta, ma quando riesci a guarirli, quello ti fa dimenticare la burocrazia e le aggressioni, tutto quello di negativo che anche si legge sui giornali e che purtroppo è diventato parte della nostra professione. Idem per me, non lo ritengo neppure banale. Il paziente è il motivo per cui mi sveglio la mattina, in sostanza. È la sfida alla natura crudele, quindi assolutamente il paziente al centro di tutto. Approccio personalizzato al paziente con leucemia acuta mieloide ineleggibile alla chemioterapia. A che punto siamo? Siamo ai primi passi, però siamo di fronte a una rivoluzione che con ogni probabilità porterà la combinazione azacitidina-venetoclax a avere altri farmaci d'associazione, immagino per esempio gilteritinib, ma ci sono numerosi farmaci che stanno presentandosi all'orizzonte, per cui ritengo che la medicina di precisione, tanto nei pazienti ineleggibili alla chemioterapia quanto in quelli elegibili alla chemioterapia, presto sarà una realtà. Si parla tanto di medicina di precisione, nelle leucemie acute mieloidi non siamo arrivati a questo punto fino a che non abbiamo avuto delle nuove armi quali azacitidina e venetoclax, che hanno permesso di cambiare quello che era il nostro obiettivo e di incidere significativamente sul prolungamento della sopravvivenza dei nostri pazienti. Passato, presente o futuro? Dove volge più spesso lo sguardo? Io guardo il presente, diciamo cercando di immaginare quale potrà essere il futuro. Al futuro, perché il passato per questi pazienti parlava di una sopravvivenza al massimo di 10 mesi e quindi non è un bel passato da guardare. Il presente è un bellissimo presente in cui la combinazione di azacitidina e venetoclax ci dà degli ottimi risultati, purtroppo le curve di sopravvivenza non raggiungono un plateau, cioè non si attestano su un valore al di sotto del quale non scendono ulteriormente, ma continuano a scendere. Di conseguenza c'è ancora da fare. Fattori prognostici nella leucemia mieloide acuta, quali principali? Assolutamente la biologia, assolutamente le caratteristiche genetico-molecolari della malattia sono assolutamente dominanti su tutto il resto, pur esistendo fattori di rischio clinico, vedi globuli bianchi e così via, ma certamente i dati genetico-molecolari sono quelli più pesanti. Io mi associo, ma integro anche la valutazione clinica del paziente, perché la prognosi è determinata anche dalle scelte terapeutiche che facciamo, per cui siamo noti a livello internazionale per aver creato delle linee guida per la valutazione della fitness, cioè della capacità di un paziente di sopportare una chemioterapia intensiva, una chemioterapia meno intensiva o una chemioterapia nemmeno intensiva. Di conseguenza ci sono due aspetti estremamente importanti: la valutazione della biologia, come ha detto Giacomo, che costituisce un criterio di fitness biologica, ma anche la valutazione clinica del paziente.
un libro da tenere sempre sul comodino. Io tengo sempre The Beach di Alex Garland. È un libro che parla di avventura, che parla di libertà e che parla di quello che probabilmente non ho fatto da giovane. Prendere, mollare tutto, andare in Thailandia, trovare un gruppo di amici e vivere almeno per un periodo di tempo una vita libera da tutti i pensieri. Io non ho un libro sul comodino, sono appassionato di storia, in modo particolare della Seconda Guerra Mondiale, quindi mi diletto con quelle letture, ma raramente sul comodino. Dati di Real Life, qual è il valore aggiunto per la pratica clinica? Aggiunge, perché tutti i protocolli, gli studi randomizzati di fase 3 che poi portano all'approvazione del farmaco, c'è intrinsecamente una selezione del paziente. Il protocollo stesso prevede tutta una serie di elementi, fra virgolette, a protezione del paziente. La real life è real e quindi sicuramente aggiunge delle informazioni maggiori. In poche parole, raramente gli studi di real life hanno riportato esattamente gli stessi risultati degli studi che poi hanno portato all'approvazione del farmaco. Mi associo a un aspetto estremamente importante e lo è anche la real life quotidiana di ognuno di noi, perché leggere i risultati di un lavoro su una rivista scientifica non è come cominciare quel tipo di trattamento in un paziente che è lì di fronte a te. Quindi molto importante mettere insieme anche i dati di real life per vedere che ci sia una validazione degli studi clinici, ma è estremamente importante avere anche una propria real life quotidiana da applicare sui nostri pazienti. Meeting internazionali, EHA o ASH? L'uno e l'altro, nel senso che siamo europei e l'EHA è il convegno della nostra società e sempre più ha accolto dati di estremo rilievo anche provenienti dall'America. Non è un caso che i dati del Viale A siano stati presentati all'EHA nel 2020. L'ASH è probabilmente la vetrina su quelli che sono i nostri sogni, perché la ricerca scientifica che viene portata avanti nelle istituzioni americane è spesso un passo più avanti e vediamo cose che saranno sperabilmente potenzialmente applicabili solo fra qualche anno, ricordandoci di essere europei e che tutto quello che ci sembra inizialmente oro poi in realtà non sempre luccica. Concordo su quasi tutto, però per semplicità certamente l'ASH è ancora il top. Unmet need nella leucemia mieloide acuta, quali prospettive? Unmet need ce ne sono tanti. Il primo che mi viene in mente, che ad oggi è realmente una situazione di difficilissima gestione, è la LAM TP53 mutata. Adesso c'è all'orizzonte un nuovo farmaco che rientra tra l'altro in una tripletta, azacitidina, venetoclax, magrolimab, che probabilmente ad oggi è il miglior trattamento che possiamo offrire ai pazienti, ma siamo ancora lontani da offrirlo il massimo. Anche la leucemia acuta FLT3 positiva nell'anziano resta ancora un unmet need, ma credo che l'unmet need più grande sia il fatto di avere tanti fattori prognostici, nessuno dei quali è però realmente predittivo. Quando avremo un fattore in grado di predire la risposta a un determinato farmaco alla diagnosi, avremo probabilmente risolto molte delle unmet need che tutt'oggi affrontiamo. Cosa consiglierebbe a un giovane specializzando in ematologia? Di fare lo specializzando, che vuol dire fare tutto, ma con grande passione. Io ricordo tanti anni fa quando ero specializzando e facevamo turni di 24, 48 ore, non esisteva un orario, non esisteva a volte neanche una vita, però ho imparato tante cose e certe cose o si imparano in quel preciso momento o non si imparano più. Sono profondamente empatico verso gli specializzandi perché sono molto più sfortunati del periodo in cui ho fatto lo specializzando, perché sono subissati da burocrazia infinita che questo sistema sanitario determina e la devono fare, perché giustamente i dirigenti medici non hanno molta voglia di farla. Però nonostante questo consiglio loro di mantenere soprattutto una cosa, la curiosità, di farsi tante, tante, tante domande, perché a volte dietro una domanda c'è la domanda giusta e si inizia un percorso di risposta.